Il testo di legge Zan ha l'obiettivo di tutelare delle persone dal rischio concreto oggi di essere discriminate e di subire violenza solo in base al loro orientamento sessuale, alla loro identità. L'emendamento che ha proposto Italia Viva esclude migliaia di persone dalla possibilità di avere queste tutele, perché limita anche in maniera impropria da un punto di vista giuridico la tutela dalle discriminazioni solo ad alcune categorie. Si era individuato invece alla Camera, anche con Italia Viva, un testo che fa riferimento a delle espressioni già presenti nel nostro ordinamento, appunto l'orientamento sessuale e l'identità di genere, che includono tutte le persone che dovessero essere vittime di reati d'odio afferenti appunto alla loro sessualità. Che ora Italia Viva ci abbia ripensato su un punto centrale della legge è inaccettabile. Salvini è in difficoltà perché si rende conto che non può semplicemente bocciare il DDL Zan. Purtroppo Matteo Renzi gli è andato in soccorso. Il punto non è fare una mediazione, che è sempre giusto in politica, o cercare di allargare il consenso. Il punto è su cosa gli emendamenti che ha proposto Renzi sull'articolo 1 siano degli emendamenti inaccettabili. Noi non possiamo retrocedere. Che partita sta giocando Renzi? Non è un problema di parole. Purtroppo credo che sia un problema politico. Italia Viva sta con questi emendamenti cercando di raccogliere un consenso della Lega, e lo sta cercando di raccogliere per motivi politici più ampi, magari di posizionamento. Comincia Renzi a flirtare in vista Quirinale con Salvini? Io credo che questo sia possibile, sicuramente nel momento in cui ci si avvicina al momento clou di questa legislatura, che saranno le elezioni del prossimo Presidente della Repubblica, che resterà in carica per 7 anni, è evidente che cominciano manovre politiche. Però è molto grave se queste manovre politiche devono riguardare la pelle delle persone. Il rischio che le persone corrono ogni giorno, casi sono successi anche a Roma, di essere picchiate per strada solo in base al proprio orientamento sessuale. Non credo affatto che il testo Zan non abbia i numeri al Senato. Se Italia Viva, come ha fatto alla Camera, lo vota, i numeri ci sono. Renzi faccia pure i suoi giochi politici, cerchi pure di fare con la Lega il gioco che intende fare, con Forza Italia, con centrodestra, per influenzare la decisione del prossimo Presidente della Repubblica, ma questo non avvenga sul disegno di legge Zan. Lo si voti presto, entro fine luglio, perché poi a settembre saremo nella sessione di bilancio e poi inizieranno appunto le votazioni per il Capo dello Stato. Lasciamo fuori per una volta la politica e tuteliamo i diritti. Come replica la tesi di Renzi, secondo cui senza cambiare quel testo di legge, il testo di legge Zan, questo verrebbe affossato in aula una volta per tutte di fronte ai voti segreti presentati magari da Calderoli, da altri esponenti della Lega? Un pochino strano questo richiamo che Renzi fa, come fosse un assist agli emendamenti di Calderoli. Secondo me i voti ci sono. Se la legge dovesse essere cambiata come Renzi vuole, sarebbe una legge non solo profondamente sbagliata, ma anche molto ingiusta. La legge, come la vorrebbero Renzi e Salvini, non serve. Sarebbe ancora più pericolosa, perché introdurrebbe delle discriminazioni contro le discriminazioni, e questo francamente è inaccettabile. Allora vi è un vecchio motto liberale che credo possa essere sempre validamente richiamato: meglio nessuna legge che una cattiva legge. Lei è stato uno dei 5 deputati di Forza Italia che hanno votato questo disegno di legge. Perché è così complesso per un movimento politico che voleva portare la rivoluzione liberale votare leggi che riguardano i diritti civili? Perché Berlusconi continua a inseguire Salvini, la destra sovranista, su questo? È soltanto un calcolo meramente politico? Oggi va riconosciuto, Forza Italia è appiattita sulle posizioni della Lega. Lega e Fratelli d'Italia hanno proprio la settimana scorsa firmato un manifesto dei valori con la destra sovranista, capeggiata appunto da la Le Pen in Francia e in Ungheria da Orbán. Tutto questo si contraddice con l'appartenenza di Forza Italia invece al club europeista, al Partito Popolare. Addirittura ci vorrebbe fare un partito unico, che peraltro la Lega ha già smentito di voler fare. Io non so quale sia la ragione di questo atteggiamento, di questa subalternità. So che sicuramente in questo modo perdiamo i nostri elettori, derudiamo i nostri elettori e in qualche modo rinneghiamo anche la nostra stessa storia, e credo che sia un profondo errore. Mi auguro che proprio a partire dal disegno di legge Zan Forza Italia possa riscattarsi, recuperare le sue origini e votarlo, come fanno in Europa tutti i partiti di destra. Distinguiamoci dalla Lega, da Fratelli d'Italia,
e anche da Italia Viva, e votiamo il disegno di legge, non perché lo fa la sinistra, ma perché è giusto. Renzi fa un processo alle intenzioni degli altri partiti, ma se noi guardiamo semplicemente i numeri dei partiti che hanno votato il DDL Zan alla Camera, questi partiti, compreso Italia Viva, hanno i numeri per approvarlo anche al Senato. Ci sono voti che sono stati già dichiarati anche da parte dei senatrici di Forza Italia che si aggiungerebbero, come ha fatto oggi la senatrice Masini. Anche la nostra capogruppo al Senato, Anna Maria Bernini, ha sempre avuto delle posizioni molto aperte su questi temi, per cui mi stupirebbe molto se in questa occasione non fosse dalla parte giusta, che è appunto quella parte delle tutele. In questi mesi abbiamo assistito a un ostruzionismo vergognoso, si è cercato di introdurre una cultura del terrore, argomenti falsi, non c'entrano nulla col disegno di legge Zan, le libertà di opinione sono tutelate. La giornata internazionale sarebbe l'occasione per fare in modo che si diffonda una cultura del rispetto e dell'inclusione, non per imporre delle inesistenti ideologie gender ai ragazzi. Non c'è il rischio, secondo lei, che magari di fronte a dei voti segreti, di fatto chi lo vuole affossare, ognuno poi potrebbe dire è stata colpa altrui? Io sono convinto di no. Che la maggioranza c'è e che se qualcuno chiedesse i voti segreti, come è accaduto alla Camera, si troverebbe di fronte alla bella sorpresa che i voti favorevoli aumentano pure. Io conosco persone che sono favorevoli al DDL Zan, ma magari sono un po' timidi nel dichiararlo. Pensa a assicurare i suoi voti, Renzi, e vedrà che il Senato approverà il DDL Zan.